Bentrovati amici su Zone d'Ombra. Il fascicolo che apriamo oggi del File Warren è una sorta di biografia, una terrorizzante biografia. Perché se io vi chiedessi qual è il demone che più vi terrorizza nell'universo di The Conjuring, ovvero nella saga dei film ispirati alle investigazioni dei coniugi Warren, voi cosa mi rispondereste? Sono sicura che direste la suora, ovvero il demone Valak. Esatto. Ed è di lui che parliamo oggi, di chi è nella realtà e di come è collegato alla coppia di investigatori del paranormale più famosa del mondo. Cominciamo. L'universo cinematografico horror dei The Conjuring ha dato il via a numerosi approfondimenti relativi a demoni e spiriti maligni che si incrociano in modo affascinante nel corso dei vari film. Sicuramente il demone che più di tutti ha destato il terrore, ma anche l'interesse dei fan della saga, oltre che quello più temibile, è Valak, il demone che prende le sembianze della suora, sia nello spin-off The Nun che in The Conjuring 2. Ma Valak non è una creazione di fantasia, non è stato creato dal regista James Wan. Valak esisteva molto prima di finire sul grande schermo e di cominciare la sua lunga battaglia contro Ed e Lorraine Warren. E qui oggi non parleremo di The Nun, né di The Conjuring, né del personaggio che nella finzione cinematografica da Valak viene posseduto, ovvero Maurice, anche perché di lui, della sua possessione e del suo esorcismo vi ho già parlato in un altro video che vi lascio qui su. Oggi parleremo solo di Valak, del Valak reale, profanatore e marchese dei serpenti, un demone dai poteri immensi, in grado di controllare perfino altri spiriti maligni o anime dannate. Valak è il 62esimo spirito delle 72 entità demoniache. Non è particolarmente cattivo, ma pensate, è stato accusato delle due crociate dei bambini del 1212 in Terra Santa, che hanno portato migliaia di adolescenti dalla Germania e dalla Francia a essere venduti come schiavi. E non è tutto qui, perché a lui si dà anche la colpa per la sparizione di molti bambini nel 1284 nel villaggio tedesco di Hemlin, da cui ha avuto origine la famosissima storia del pifferaio magico. La maggior parte delle cose che sappiamo su Valak proviene in realtà da un grimorio gotico della metà del XVII secolo, la Piccola Chiave di Salomone, che contiene dettagliate informazioni su alcuni spiriti e anche sui rituali necessari per evocarli. C'è da dire anche che le sembianze di Valak variano di testo in testo, ma tutte le fonti che citano il demone sono concordi nell'assegnargli grandi poteri, tra cui la capacità di controllare i serpenti e di possedere il corpo umano. La maggior parte dei testi in cui si parla di Valak cita il demone con l'appellativo di presidente, e questo sottolinea l'autorità per cui Valak è noto nel mondo demoniaco. La Piccola Chiave di Salomone addirittura lo indica come il gran presidente dell'inferno. Secondo il testo, infatti, egli governerebbe su intere legioni di demoni. Tale autorevolezza rende Valak molto difficile da invocare, poiché non si concede se non a chi ritiene meritevole della sua presenza. Nonostante questo, Valak è un demone fortemente evocato. È usato in particolare per opere di maledizione come la vendetta, ma si pensa anche che aiuti a trovare denaro attraverso eventi casuali, una sorta di demoniaca dea della fortuna, insomma. In pratica è lui che si chiama quando si desidera un aumento, una promozione o un'eredità. Ma attenzione! Perché Valak, come tutti i demoni, non regala nulla a nessuno e il prezzo da pagare per ottenere ciò che si vuole è sempre molto molto alto. E sì, finora mi sono riferita a Valak parlando al maschile,
E no, non ho fatto un errore, perché il demone di The Conjuring in realtà è un maschio e non si manifesta in nessuna forma femminile, tantomeno una suora. Anzi, non c'è nessuna tradizione che abbia mai ritratto Valak come una suora. Di più, quando viene evocato, Valak appare come un uomo molto pallido, con i capelli neri e con gli occhi scuri. E allora, perché in The Conjuring è una suora? Dovendo spiegare come mai, tra tutte le rappresentazioni possibili del demone, è stata scelta proprio una suora, James Wan ha motivato la cosa così. Essendo un'entità demoniaca che perseguita Lorraine, che l'attacca, volevo qualcosa che minasse la sua fede, qualcosa che mettesse in pericolo l'incolumità di suo marito. E quindi in questo modo si è cementata nella mia testa l'idea di un'immagine religiosa. Ma siamo sicuri che sia tutto qui? Chi segue Zone d'Ombra ed è appassionato dei coniugi Warren, di certo non si è perso il mio video che parla dell'infestazione del rettorato di Borley, ovvero la canonica considerata il luogo più infestato del Regno Unito. Se avete visto quel video, e nel caso ve lo siate persi vi lascio il link qui su, saprete che proprio lì nella canonica di Borley appariva l'inquietante fantasma di una suora. E saprete anche che quando molti anni dopo Ed e Lorraine si sono recati in visita alla canonica, accompagnati da molti fotografi, la signora Warren ha visto il fantasma della suora nella chiesa del rettorato. A raccontare l'episodio che sto per narrarvi è stato il genero dei Warren, Tony Spera, che in un'intervista all'Esquire nel 2018 ha riferito quanto dettogli dalla stessa Lorraine. Mentre si trovava nella chiesa di Borley, Lorraine ha improvvisamente sgranato gli occhi e si è guardata alle spalle. Con l'indice ha fatto segno ai fotografi di scattare foto e i fotografi lo hanno fatto. Erano armati di macchine da 35 mm con pellicole a infrarossi. Se c'era davvero qualcosa nel buio, lo avrebbero sicuramente immortalato. E una volta tornati a casa e sviluppati i rullini, il gruppo si è trovato di fronte a foto incredibili. In molte di esse, infatti, c'era una figura a metà navata con le mani giunte, ed era una suora spettrale. Ecco quindi che una suora inquietante comparsa davvero nella vita dei Warren, e non è stata l'unica volta. Sempre il genero Tony Spera, e sempre all'Esquire, ha riferito che un giorno del 76, poco dopo aver indagato nella casa di Amityville, e anche su questo c'è un mio video che vi consiglio di vedere, lo trovate quassù, Lorraine ha avuto una terrificante esperienza. Era sdraiata sul letto di casa sua e leggeva un libro. Spesso però staccava lo sguardo dalla pagina e girava gli occhi a destra e a sinistra. Improvvisamente ha sentito una presenza. L'aria era strana, come se fosse pesante, quando un vortice nero con all'interno una figura incappucciata è entrato nella stanza. Lorraine, terrorizzata, ha congiunto le mani, pregando e dicendo «Liberami dalle forze del male». E poi, rivolta verso l'entità, ha ripetuto più volte, fissandola, «Vattene e torna da dove sei venuto». E lentamente il vortice si è dissolto. Adesso, non so cosa ne pensate voi, e non so neanche perché, ma tutto quello che gira intorno ai coniugi Warren ha sempre qualcosa di affascinante. Quando poi si tirano in ballo demoni e apparizioni, il tutto assume un'aria decisamente magnetica. Io spero che questo video vi abbia aiutato a conoscere qualcosa in più sul famigerato demone Valak e spero anche che vi abbia incuriosito e interessato. E già che ci sono, vi lascio qui a sinistra la playlist dei file Warren, sempre nel caso vogliate saperne ancora di più sui coniugi più famosi del mondo del paranormale. Intanto vi invito ad iscrivermi al mio canale, a lasciare un like per aiutare Zone d'Ombra a crescere e a condividere questo video se vi è piaciuto. Alla prossima! Hey!